un contatto permanente, diciamo, con il regno di anima, che poi ho imparato ha scoperto, diciamo, in questo anno, che ci sono tanti regni di anima, nel senso, quello che noi definiamo normalmente le Pleiadi, quindi arrivano dalle Pleiadi, ma non è così, cioè non è solo questa è solo la parte ultima che noi vediamo. In realtà i Pleiadiani sono fra le creature più antiche di tutto l'universo, ma anche al di là dell'universo. Allora noi possiamo definire l'universo come separato in tanti quadranti, ma sono all'interno di questa galassia, ma i Pleiadiani non sono presenti solo in questa galassia, ci sono miliardi di galassie al di là dei nostri quadranti galattici, dove loro risiedono in dimensioni spirituali più elevate della quinta o della sesta, perché comunque il processo ascensionale in realtà è finito. Noi lo definiamo ascensione perché vogliamo passare alla quinta dimensione, ma lì inizia un altro tipo di viaggio, un vero viaggio dello spirito, e la quinta dimensione è la base. Quindi ci sono tanti piani dimensionali e anche loro continuano ad ascendere. E quindi anche io ho avuto modo in questo anno di approfondire questo, diciamo, questo discorso e questa informazione, per me nuova anche, no? È stata una riscoperta, e negli ultimi 3-4 mesi infatti io non canalizzo più, diciamo, la Confederazione Interstellare, che poi nella Confederazione Interstellare ci sono più tipologie, cioè sono pleiadiani, sidianici, diciamo, lumidiani, ci sono lilitiani, ci sono tanti tipi, no? Poi anche lì gli intrecci sono cambiati nel corso delle varie ere. È interessante, è un'avventura anche per me di scoprire alcune informazioni che ho detto con tutti noi, che però la cosa che mi fa, che le fa esperire, me le fa appartenere, e quindi diventa la mia verità vissuta, in quello che cambia. Perché uno può pensare quanto ti pare, però il pensiero non cambia la vibrazione, ciò che cambia l'esperienza. E io quindi sono profondamente grata per poter avere la fortuna, ma so che me lo sono meritato, però è sempre così la gratitudine. Io non smetto mai di essere grata per sentire, per avere questo contatto così pieno, perché mi riempie completamente. E quindi ho scoperto che da 3-4 mesi appunto esiste un'altra, diciamo, un altro concetto del pleiadiano, che è molto più antico dei pleiadiani, diciamo, che noi definiamo tali della costellazione delle Pleiadi, che esistono e sono tutte abitate le varie stelle delle Pleiadi. Però dietro al quadrante di questo, al di là di questa galassia, esiste una saggezza pleiadiana molto molto più antica, che io per ora il popolo di Kara, che è una terra, diciamo, pleiadiana, molto molto più antica di quella attualmente universalmente appartenente al nostro sistema solare, dove sono presenti ma sono più giovani, diciamo così. Questo è quello che io, come mia esperienza, ho potuto vivere fino a questo momento. Ciò non toglie che le canalizzazioni di cui io sono canale mi permettono di in quel momento essere comunque vuoto. Io sono vuoto, sono tutto e sono niente. Però quando finisce, oppure ci sono dei momenti, e sempre più spesso ormai, perché ormai è evidente che stiamo andando verso un cambio irrefrenabile e veloce, io ho anche messaggi personali, no? Oppure so quando è giusto darlo e quando no, come posso dire, ho un contatto tra virgolette privato e collettivo, ho una funzione individuale e collettiva, perché io sono un ponte. E quindi il mio compito è rimanere il più pulito possibile, e a volte occorre a me un rapporto, diciamo così, personale con loro per essere sicura, perché io sono sempre un essere umano, che non sia una mia proiezione, che non sia mai una cosa che dipenda da me, perché io voglio semplicemente essere canale e spero con tutto il mio cuore di esserlo. E quindi loro mi dicono sempre che lavorare sulla purezza. Sulla purezza, perché nella purezza ci sono un sacco di qualità, c'è l'umiltà, c'è la saggezza,
c'è la voglia di aiutare, c'è la fratellanza, c'è la bontà, c'è la gratitudine, quindi la purezza è non è più un concetto, ma è uno stato dell'essere che io cerco di perseguire in ogni momento della giornata. Però io sono sempre collegata, cioè anche in questo momento è come se un'altra parte di me lo stesse qua, perché nel momento in cui io ho imparato in qualche modo a concentrare tutte le mie energie in alcuni punti del mio cervello, come posso dire. E quindi nello stesso tempo io sono cosciente che sono qua, ma sono anche in un altro tempo e spazio, anzi in un altro spazio e basta, perché quando si allarga lo spazio il tempo sparisce ed è quello che sta succedendo alla Terra. Nell'ultima settimana, secondo me, è molto molto evidente, il campo acceleratissimo. E stiamo andando incontro a questo benedetto punto zero. E quando a volte provo a chiedere se è il caso di sapere qualche cosa in più, come anticipazioni, diciamo, loro rispondono sempre, anche a volte con delle essere, a volte ci ho contatti anche proprio con alcune guide, in particolare a seconda anche del momento che io devo vivere sulla terra, perché cambiano anche le guide che noi abbiamo. Loro mi dicono sempre che non lo sanno, che loro non vivono, è difficile per noi capire che non esiste il tempo, però non c'è, per loro non c'è perché non c'è il tempo. E quindi loro come fanno a sapere di intervenire in quel momento, secondo noi, quel momento temporale? Loro vivono una completa espansione sempre di presenza consapevole, di coscienza. Quindi manifestano la vibrazione che gli corrisponde nel momento dell'impulso che arriva direttamente dall'io sono. È un po' difficile da capire logicamente, però loro sono presenti nel momento presente in cui devono essere, però senza appuntamento previo, cioè non c'è un appuntamento a darsi. Mentre abbiamo fatto questo esempio, quando io dicevo, noi ci prepariamo ad andare in Terea, cioè ad andare in cerimonia, cioè in contatto, si indice una data, in genere 3-4 settimane prima, e ogni partecipante si prepara. La settimana prima, 2 giorni prima, precedente all'incontro, ci si mantiene puliti personalmente, ognuno c'è il suo modo di connettersi al suo proprio sé interiore, però ci si mantiene molto elevati. E quando arrivava il momento, loro dicevano attraverso altre canalizzazioni, anche ho avuto conferma di questo, che non è che loro avevano appuntamento con noi, secondo il nostro tempo noi ce l'avamo con loro, ma loro sapevano che in quell'istante si sarebbero manifestati, ma senza una proiezione temporale. E questa è una cosa che nella logica umana non si può capire, però è così, però è così perché uno lo può vivere. E quindi nel momento in cui si allarga il cuore, io so quello che mi è successo è che si è stato fondamentalmente. Sentite? Sì. Il passaggio dalla testa al cuore, cioè io è tutta la mia vita che io mi sono innamorata di Yogananda, avevo 13 anni, ho sempre voluto Dio, io ho sempre voluto illuminarmi. Io non volevo più tornare qua da sempre. E nella mente tanti ricordi. In un viaggio, il secondo viaggio che fece Hertz, dove ebbe un'altra trance bella pesante, dove rilasciare attraverso il mio corpo molte anime cadenare lì. Questo mi succede, mi ricordo di, come dire, di bruciare un karma che non è solo mio. Io vidi che esistono tanti contatti e che io ero stata completamente in quella terra. Io non ero mai stata lontano, conoscevo ogni filo d'erba, ogni sentiero, pur non essendoci stata. Cioè, io lì sono capace di, non so, mi succedono delle cose, sono sempre sulle nuvole, ci parlo proprio, loro mi si realizzano. Ho sentito un gruppo, avevo portato un gruppo e a corto tempo là c'è un contatto dove le navi arrivano anche a 100 metri di quota, quindi le vedi proprio grandi. Non capita a tutti, però a me capita, io non lo so spiegare, lo so solo vivere.
avevo chiesto che stava piovendo quasi, avevo chiesto ai fratelli se potevano darmelo a segnare al gruppo per la mia propria presenza. E all'improvviso si formarono nel cielo delle nuvole a forma di Indios, con un viso perfetto di profilo, un'astronave immensa, in mezzo a una nuvola, ma immensa, sarà stata 500 metri, era enorme. Smise di piovere all'improvviso per tutto il tempo della meditazione, per 2 ore, e hanno formato delle figure geometriche con le nuvole che erano una cosa che ho anche fotografato. Ho avuto modo di vedere i navi abbassarsi e accendere le luci come fossero delle stoppie rosse e a circondarci per scortarci sia all'inizio che alla fine. E ho avuto modo di incontrare le gerarchie, quindi come funziona il mondo la differenza tra mondo intraterreno e mondo intraterrestre, extraterrestre, perché l'intraterreno è il mondo cosmico, è la coscienza cosmica della Terra, dove hanno fatto esperienza anche tante anime che si sono di tutti i maestri scesi da Fratella Bianca. Poi esiste un mondo extraterrestre con cui ho contatto, perché io negli anni sono di tutti i maestri scesi da Fratella Bianca. Poi esiste un mondo extraterrestre con cui ho contatto, perché io negli anni sono non sono i soli con cui ho avuto contatto, sono quelli che nell'ultimo anno sono presenti nella mia vita. Però ho avuto anche con gli archiani e con le quelli della costellazione di Orione, anche se con alcuni della costellazione di Orione ancora devo sto studiandola, diciamo, perché la tasca varia, non tutti sono diciamo con la evolutrice, però una parte di Orione sì, e sono molto più sottili ed erei come figure, però sempre umanoidi. Ho avuto contatti con esseri umanoidi, più o meno. E in questi miei ricordi, in questa vita, e io avevo in qualche modo dimenticato, però in realtà io li vidi quando avevo 8 anni, ero al mare a casa di mia nonna abitava in una, però io ci vado ancora in questo posto, in Abruzzo, di fronte al portale, e tutto quello stacco con la palla a giocare con mio fratello, con un tuo amico, all'improvviso io vidi una grandissima sfera fucsia e rossa, metà linea tra l'orizzonte, tra il cielo e il mare, no? Quella lì, ma è quindi vicina in qualche modo, grande. E io ricordai anche questo. Ma ci sono strade intraterrestri. Eh sì, quando a me capita spesso. Sono il nemico. Ho capito. Sì, sì, guarda, mi è capitato tante volte. E quindi niente, ricordo che appunto di aver avuto questa esperienza quando ero piccola. E ricordai la sensazione che vissi, cioè un silenzio nel mio cuore, con questa sfera enorme rossa e fucsia. Mi girai verso mio fratello, che però aveva 6-7 anni, e dissi: guarda, e lui mi disse: che cosa? Quello non lo vedi? Quindi ero stata la sola ad averla vista, aver visto questa astronave. Quello che mi colpì, poi lo ricordo, è che cominciò a scendere, 40 secondi, erano di più, cominciò a scendere piano piano nel silenzio più assoluto e sprofondò nel mare. E quindi in realtà io ero sempre stata
ho sempre saputo che non potevamo essere soli nell'universo, e ricordo che trovai un libricino sempre quando facevo le elementari, comprai questo libro sugli extraterrestri, dove c'erano tutte queste varie razze, ed ero piccoletta, con cui avevo un po' di paura, però me li leggevo con tutte le coperte, sopra coperta, però me li leggevo perché volevo capire, volevo sapere. Io sono sempre stata una persona curiosa, che a livello intuitivo in realtà sono sempre persona molto percettiva, molto sensitiva sempre, però quando ho vissuto Elsa mi ha aperto proprio, mi ha fatto una nuova vita, ricordando, perché ho sempre detto: Signore mio, ma come faccio ad accettarmi completamente, a perdonarmi con tutto il sogno che provavo, tutta la mia vita che era sbagliata, sono sempre stata sbagliata, mi sentivo così, se non ricordo chi sono. E poi adesso questo è successo, ho cominciato a ricordare chi sono, e ho cominciato a capire quanto fossi attiva, il perché stessi qui, cosa dovessi fare, perché ho dovuto patire così tanto nella mia vita. E ho capito e l'ho accettato, mi sono perdonata, e questo ha portato un perdono nei confronti di tutti gli altri, perché il perdono può essere solo personale. Non puoi perdonare un altro se prima non è perdonato te. E quindi tutto con un grande lavoro, un grande sforzo, perché la mia vita ha notato in questo. Va bene Alessandra, grazie. Ora direi che possiamo passare a qualche domandina che venite. Luigi, vuoi cominciare tu? Perché Luigi è un altro contattista pleiadiano, ha scritto un bel libro Trattato X, è già stato il nostro ospite nella settimana scorsa. E Luigi, vai. Sì, vero Nicola? Sì. Ok. Dai, vai con Luigi. Cosa fai della pandemia? No, ecco, infatti, senza fare la domanda un po' io, e riservo per l'ultimo. Va bene, Nicola, dai, comincia. Va bene. Tu mi dicevi prima, avevi la sensazione che quando mi stai per vedere anche la sensazione interiore, ovviamente capita anche a me sorelle, riesci a curare quando c'è, no? La sensazione di vederli. E poi mi capita di vedere sfere che poi un po' spariscono. Allora, capisco cosa mi viene quella sensazione, però non sono a quel punto, io vedo solo sfere e basta. Ma guarda, quello che ho imparato è che quando arriva il momento in cui sei pronto, arrivano loro. Cioè loro sono sempre presenti, quando sei pronto arriva anche il contatto per te, diciamo così. Io in realtà quando andai a Ex non cercavo il contatto con gli extraterrestri, rimasi sconcertata quando una parte del gruppo andava a puntare i laser, no, in cielo. Quando io ebbi quell'esperienza di cui parlavo prima, che sono andata per terra, la prima forte, no, a Ex, quell'ora in cui io ho perso completamente il tempo, non solo rividi quelle scene di cui vi ho parlato, ma sentire all'improvviso come ti uscisse il sangue dalla testa, tantissimo, tant'è che pensavo che mi fosse spaccata proprio la testa, invece era un raggio di luce enorme che usciva dalla corona e mi arrivava fino al cielo. Di questo furono testimoni tre persone, perché eravamo in quattro, appunto. E quando io cominciai ad avere questa sensazione di espansione e di leggerezza, loro cominciarono a dire, perché ero per terra, oddio, stanno arrivando. Arrivarono tre navi, io non le vidi perché ripetono per terra, arrivarono tre navi bassissime, lampeggiando, poi saltando, come fosse un incontro. E quindi io capisco che da quel momento, io prima, quando loro arrivano, io lo so, io quando ho fatto delle foto o dei filmati con delle navi che sono passate a 20 metri di distanza, io ho qualcosa telepatico, mi si apre uno schermo, quel cristallino, io sono con loro, però sono spiegato, e quindi mi hanno detto riprendi, io ero in meditazione, e era un'oretta che meditavo in pace, e sentivo questa voce, riprendi, stiamo qui, riprendi, perché poi la diffusione a livello umano
deve aver bisogno, ha bisogno anche di prove, no? E quindi, io faccio, io ascolto e fa, io ho smesso di chiedermi. Non è che mi però ho notato anch'io mi capita di tanto di compatti vedere come mi sto sparando più vedere proprio sentono a livello delle parti ma anche della rabbia con Bruno certo, ma è tutto parte da lì, quello sarà il nuovo, è sempre stato quello il contatto delle parti è il modo con cui parlano di essere evoluti per cui si ritornerà lì il contatto delle parti ti permette di avere anche una frequenza comune con loro e quindi di avere una risposta. Io spesso faccio, io ci parlo, se mi serve di avere una conferma io glielo chiedo e aspetto pure un'ora del cielo, però poi ce l'ho, ho avuto delle conferme per brillanti, ma anche in casa, anche da delle sfere, oppure mi svegliano a una certa ora e mi fanno vedere delle cose, cioè io la fascia della finestra, la faccia di essere che darà il gigante, che fanno, me la peggiano, io diciamo che devo perché torna qui. Certo, loro sentono tutto insomma, sentono emozioni, sensazioni. È una cosa, e poche volte c'è bisogno di uscire, di lasciare le mani, mi fa veramente una dire, poche volte è bellissimo, sono tutti insieme. Io spero che io torno a vedere la nave nel contatto con loro, non sono troppo. Guarda, non sperare, sì, certo. Ah, è solo una questione di tempo e di non aspettativa nel tempo. Quando tu rimani nel tuo eterno presente, questo è il fatto più grande che puoi avere, perché è da lì che nasce tutto. Ma ora ne vedrai sempre di più. C'è una fase di contatto massivo, gli avvistamenti sono innumerevoli. Ma ci sono degli avvistamenti sempre più grandi. Sì, anch'io ricevo innumerevoli segnalazioni, probabilmente siamo negli ultimi tempi, no? Beh, ora si deve aprire un po', diciamo che dobbiamo aprire bene la quarta dimensione. E poi non dimentichiamoci che comunque anche loro diciamo non sanno. Nel senso che loro, come dicevo prima, sono presenti contemporaneamente, simultaneamente a tutte le varianti possibili. Anche da noi, dalla nostra interazione, dal nostro innalzamento, se ci sarà, non ci sarà, come sarà. Ci sono dei limiti, non verranno permessi, cioè non verrà permesso superare certi limiti, però si auspica che l'umanità faccia un salto e che non sia necessario, come dire, un intervento più spinto. Certo. Non è previsto, si è previsto, diciamo così. E quindi è ovvio che nel farsi vedere, cioè questo innalzamento frequenziale che comunque c'è stato nel collettivo, che questo virus, diciamo così, sarà un trampolino di lancio, perché l'umanità, tutta l'umanità, dovrà per forza guardarsi dentro. Siamo tutti da soli. Prima certo. Un bel risveglio per tutti. Un innalzamento e quindi il contatto, a me sono capita di gruppi, mediazioni di contatto, tre abbiamo visto, l'altra non ha visto, l'altra non ha visto niente, nello stesso momento, cioè vuol dire che la nostra frequenza, che è la frazione, la manifestazione da parte loro, cioè loro ci stanno sempre, ma è la tua elevazione frequenziale che ti permette di vedere o no, sono questo, quindi è sempre un lavoro. Ci dicono sempre questo, lavorate dentro di voi, è lì il vero porto. Però fisicamente, parlando con le massa, devono dare internet, devono sono migliaia davvero tanti dei. E quindi tutto quello che fino a poco tempo fa era visibile, ora diventa visibile. Mai come in questo momento è necessario che ci sia. Scorsa che la NASA mi ha fatto vedere queste immagini di enormi punti che entravano proprio nella. Questa è la mente la porta, spiego dopo sta la mente. Sì, ma tanto potranno mica tanto più rispondere, si sta svelando appunto, cioè questa pandemia, diciamo così, sarà ciò che farà crollare le fondamenta. Le fate tremare, non ancora vedi il crollo, ma è reversibile. E se sta di dolce vuoto, diciamo così, ma questo sempre fa parte. Io ho imparato da loro
che tutto è un ruolo nell'universo, che tutti hanno un compito, tutto è perfetto. Quindi tutti abbiamo una missione da compiere. E nessuno potrà impedire di manifestarsi per l'uomo, nessuno, niente. Angel, vuoi fare qualche domanda? Angel è un'altra anima molto consapevole, anche lei ha contatti con sfere o quattro, ovviamente. Angel, vuoi dire qualcosa? Adesso no. Basta ascoltare. Beh, veramente anche a me nel 2015, nel 2016, era una settimana che mi sentivo che dovevo uscire dal letto andare in sala, no? E allora io mi alzavo da letto e andavo in sala, e mi stavo in sala, e una notte è venuta una sfera grande così, una sfera, e praticamente mi ha fatto come una visita medica, da qui sì. Ha fatto così, faceva così, no? Tre volte l'ha fatto, e io da qua, non con la porta, da qua, io sento, ti mando luce e amore. E sono andata. Che bello! Sembrava come un uomo. Sì. Che brillava con tante luci, ma non, cioè, ma io non ho mai visto luci così. Sì, no, non è paragonabile la luminescenza. Come? La luminescenza, l'intensità dei colori, della luce. Della luce, sì. A me è capitato. Però io non so che cos'è questa. Non lo so, ma mai. Allora, i contatti possono essere, sono sempre personali, ognuno vive la sua esperienza. Per quanto riguarda quello che posso raccontare le mie, sono differenti, cioè, uno dice che è un contatto extraterrestre, però esistono esseri extraterrestri, esseri intraterreni che hanno fattezze, vibrazioni diversi, differenti, anche se parliamo di alta coscienza. Esistono diciamo le presenze luminiche che sono spesso corrispondenti alle gerarchie. Cioè, le gerarchie sono esseri che si sono, come dire, uniti, che ognuno di loro è preposto un compito, ma fanno parte tutte di un raggio blu, per esempio, no? E quindi hanno un certo tipo di missione, può essere per il risveglio della volontà, della creatività, della guarigione. La fortuna, quando sono stata l'ultima volta a ottobre, sono stata anche ad Aurora. Aurora è un altro centro di contatto, di sanazione, di guarigione, dove appare Padre Pio. Io sono grande devota di Padre Pio, mi ha sembrato le vite due volte. E io, i miei genitori l'hanno conosciuto, i nonni anche. Cioè, c'è stato un intreccio di cose ed è un altro punto focale, quindi per dire che ci sono tanti punti di contatti. E poi ci sono i sogni lucidi, e poi ci sono i viaggi, e poi ognuno vive quello che deve vivere. Ci sono anche dei momenti in cui uno materializza nel corpo, ti permettono di accedere a certi regni, diciamo, dimensionali, perché tu ne sei testimone, magari lo devi raccontare, quella è la tua missione. Esistono tante tipologie che sono tutte perfette, perché alla fine servono sempre a risvegliare quell'anima alla sua vera natura. Io nel 2015, praticamente a settembre, una notte praticamente ero tranquilla che stavo dormendo, e praticamente è stato il gran angelo, e praticamente mi ha detto: ti devi preparare, e io ti sono vicino. E poi mi ha fatto girare la testa, mi ha fatto girare, però solo con la bocca, cioè non è che parlava con la bocca. No, non parla con la bocca. Parla con l'amore del cuore. No, perché magari qualcuno dice, ma come, cioè, magari chi non lo sa pensa che ti parla con la bocca, invece non lo
farmaco una volta, no? Con la volta. Allora mi ha detto che hanno attenzionato a testa e praticamente ho visto dai miei occhi, da una bici, dalla bocca che è uscito alla luce. E mi ha detto questa cosa. E io sono stata tanti anni che non riuscivo a... C'è l'umiltà? Io non lo so. Nel 2015, praticamente a settembre, una notte praticamente ero tranquilla che stavo dormendo e praticamente è stato un gran pancio e praticamente mi ha detto ti devi preparare e io ti sono vicino. E poi mi ha fatto girare la testa, mi ha fatto girare, però non con la bocca, cioè non è che ci parlava con la bocca. No, non parla con la bocca. Parlando con l'amore di cuore. No, perché magari qualcuno dice, ma come dice, cioè, magari chi non lo sa pensa che ti parlano con la bocca, invece non ti parla con la bocca, no? Con la bocca. E allora mi ha fatto girare la testa e praticamente ho visto dai miei occhi, dalle narici, dalla bocca che usciva la luce. E mi ha detto questa cosa e io sono stata tanti anni che non riuscivo a capire così che mi devo preparare, perché io comunque non ho nessuno vicino a me, io sono un vicino a me, ma io sono da sola. Allora, la preparazione è personale. Secondo me la preparazione a cui si riferiscono è semplicemente sì, cioè sei tu, sei questo, devi essere al massimo che puoi. Cioè, non è, il fatto che a parte uno come è personalità dice che, e quindi che devo fare? A volte ci sono anche delle cose, cioè non c'è bisogno per forza di fare, basta essere, perché quando uno è, vibra, mette la danza e automaticamente innalza tutto il campo informazionale attorno a lui. Cioè questa è una misura non è sufficiente, direi. Tutti dovremmo fare questo, perché alla fine senza risuonare in questo poi non c'è un'azione in amore condizionato, perché in questo momento tutti siamo al servizio, non c'è un servizio importante di un altro. Ci sono tante pedine nel piano della luce, ognuno compie il suo nel suo luogo. Ma se in Argentina non ci sto, in questo momento devo stare nel mio paese. Io tipo ho scoperto che nel mio vita precedente ero su Maya ed ero un grande professore. In quel tempo dovrò ritornare anche in Serbia. Sì, io ripeto, quello che loro dicono sempre è che ci dobbiamo risvegliare al nostro sé superiore, io sono, poi chiamiamolo come ci pare, però al nostro spirito. Perché ora neanche più l'anima è un corpo, quindi è un veicolo. Ora noi ci dobbiamo risvegliare proprio alla nostra essenza, che è lo spirito. Però senza fretta, senza preoccupazione, senza aspettativa, perché quando noi arriviamo a quella frequenza, tutto accade. Io ho imparato che in realtà avevo fretta, io sono una cosa che va, che cerca. Però poi alla fine ho imparato che se io mi fermo dentro di me, già c'è tutto, già perfetto. E tutto già. Come dicevo anche a Bruno l'altro giorno, io so, io sono un po' particolare da quando avevo 6 anni. Perché praticamente ho cominciato a avere dei combattimenti contro le forze del padre, si dà. Infatti mio padre e mia mamma vabbè non c'è più, però mio papà lo può disfogliare più vero, quindi io non ho avuto, per me io ho dei combattimenti contro le forze del padre, ancora adesso. Cioè loro si presentano e io li vado via. O chiamo, o dico il nome di Gesù, o chiamo San Michele. E come si prende?
Io sono bambina dalle famiglie sei anni, che vedo le cose, che vedo... Ma poi come, sei come padre Pio, no? Tuo padre Pio aveva... Vabbè, la famiglia del mio santo, come dicevo, cioè, se devo sempre ragionarci da sola, lo prego, non so come spiegarti. Sì, capisco, non sei da sola. Poi io all'età di 7 anni, 8 anni, andavo a più la vita mattina, andavo a pregare al cimitero, pregavo sopra le tombe. E infatti mia mamma quando mi cercava, poi mi picchiava, mi diceva, cosa fai al cimitero, si fa al cimitero. Però io andavo al cimitero per pregare queste tombe. Come si presentavano? Però io non ho ancora capito bene che cosa sono. Perché sono? Non ho ancora capito, no? Questo è. Credo che. Io penso che tu sia una medium, diciamo così. Quindi sei tu che devi in qualche modo darti una schermata, secondo me ti devi proteggere un po' di più di quello che fai. Hai pulito la tua casa, usi incensi, usi decreti, usi protezioni. Io anche la mia famiglia bianca, però io non ma io li mando via, io non ho proteggio, io li mando proprio via. Sì, però comunque fastidio. E quando loro hanno paura di me, quando mi dice loro hanno paura di me, ma io non so cosa no. Ma tu stai bene? Tu come ti senti? Io bene. Cioè, quando tu vivi questa esperienza, sei felice? No, io non è che sto, io non sono felice, però... Nel senso, allora, ti comprendo perché quando ero giovane mi capitava molto spesso di essere attaccata, anche nel sogno. E anche io sono sempre, io ho sempre amato Michele, sempre. Però non stavo bene, per cui quando si ha una sensibilità, comunque cercano di metterti persone tra le ruote, diciamo così, e poi comprendi che stai anche all'altra parte. Solo che in questo parliamo di altri periodi, però questo momento che stiamo vivendo, secondo me, io sento di dirti di prendere una maggiore protezione e di fare una grande pulizia nella tua casa, perché il fatto che tu sei in grado di rimandarti indietro non significa che non ti diano fastidio e che ti impedisca quindi di fare meglio quello che sei venuto a fare. Tutti i giorni. Ma io sono sempre stata così da 6 anni. Sì, appunto, io anch'io. Sì. Ora è il momento di, cioè, magari di avere contatti bellissimi, sempre solo con esseri bellissimi, senza avere la presenza di levartene a quello che non fa caso che venga. Sì, io ho avuto anche contatto con l'altro mediano e l'altro mediano. E poi il giorno 18 di febbraio, praticamente alle 5 del giorno di mattina, praticamente si è presentato, cioè con la faccia tutta blu, con degli occhi grandi bellissimi, mi ha messo le mani qua, sopra le sue mani così, e mi ha detto, io sono la tua fiamma, e mi ha detto, ciao. Questo è bello, molto bello. Sì, però voglio dire che non è che io vedo solo così. No, io ti ho risposto semplicemente a quello di cui parlavi prima, cioè come mai ho questa cosa e poi li caccio. Anche a me capitava di cacciarlo, però comunque per quello che ho chiesto, ma tu come stai? Perché se tu ti senti bene, il contatto è positivo. Quando però devi cacciare delle altre presenze, stai sempre bene, però stai in un altro tipo di vibrazione. Questo è sicuro. Quindi, tanto quello che uno deve vivere, poi lo vive. Però il mio consiglio, tanto non ti costa nulla, poi prendilo come credi, è di pulire bene la casa. E di pulire bene ogni volta che ti metti in contatto. Perché ora le energie sono molto... c'è molto caos e quindi
quindi una persona, diciamo, sensitiva le attrae. Quindi quando la luce aumenta, quando la luce aumenta, le forze delle tenebre intensificano la loro azione, no? Cioè io ho un amico che è stato attaccato ultimamente dalle forze oscure, come gli elicotteri neri hanno distrutto tutto il computer, le informazioni che aveva raccolto, lui faceva molta divulgazione. Per quello che io dico che serve protezione, perché sto dicendo questo. Per cui le persone più luminose vengono attaccate. Sì, allora, senza averne paura, però essere molto razionali e astuti. Certo. Anche Padre Pio veniva attaccato periodicamente, no? Sì, per lui aveva un'altra funzione, era un altro compito, era un'altra epoca, ora, cioè, sì, veniva attaccato, però non è che, ora è il momento che invece secondo me dobbiamo sentirci bene, ci dobbiamo unire, per quello che dico. Certo. Quello che nei limiti del mio, cioè io posso anche non accendere l'incenso ogni mattina, eppure io accendo 10 volte al giorno, se sento che in quel momento io lo devo fare. Perché io lo sento che arriva una compressione. Io lo accendo, allora scusate, non è che io voglio dire è così verità assoluta, io posso solo avere un consiglio su quello che vivo, poi ripeto però che ognuno vive quello che è il suo, però io tutti i giorni mi faccio protezione e in alcuni momenti dove sento particolarmente pressione, dove tutto va storto, e che quindi io lo sento, non me lo so spiegare. Io facevo una volta, la faccio anche 10 volte, nel senso, mi fermo molte più volte nel giorno e ritrovo la mia centratura, in poco, decreto, cioè, mi proteggo, il proprio fiamme, cioè, quando è lo faccio tutti i giorni. Quindi per quello dico. Io non è che sto così. Perché io comunque non mi fanno paura proprio. No, non è una questione di paura, è una questione di intelligenza divina nel momento che stiamo vivendo, come posso dire. Perché meglio siamo noi e più possiamo aiutare gli altri. Poi, ad esempio, a me a volte la notte mi chiamano gli animali, mi stanno male. Sì. Ognuno sa quello che vive, se tu lo sai con certezza sei certa di ciò che sei, questa è la tua forza. Allora io poi quando loro mi chiedono, gli animali mi chiamano, mi stanno male, allora io chiamo San Michele, cioè prego per loro e poi questa cosa non può la sentire. È un contatto, cioè ognuno ripeto a... A volte sono delle persone che si sembravano morti, che la vittoria non sono venuti da me. Certo, perché hai sviluppato i peli sottili, quindi sei in contatto. Io sono fisicamente morta sotto i peli tre volte. Il mio corpo è morto, sono fermato sotto il cuore. Infatti il dottore e mio papà gli hanno detto Fortina non ce l'ha fatta, mio padre piangeva. E allora poi io mi sono vista praticamente nell'anchino, poi mi sono vista in un punto con una grande luce che stanno andando via. Sì, è un po' l'esperienza che non che si ha quando poi si deve ritornare, no? Quindi racconti e ricordi di essere anima in realtà, no? Questo fa parte della propria esperienza, che diventa ognuno un ruolo. Da quando mi è successo questo, che sono morta, certo, ma io sono ancora migliorata, certo, di sentire le cose. Certo, ti sei riattivato qualcosa e infatti quelle esperienze servono a quello. Però io non mi sento l'età che ho, perché io è come se mi fossi fermata quel giorno che sono praticamente morta. Ho questa seconda cosa. E non ho comunque paura della morte, di quanto mi posso avere paura della morte, perché non c'è davvero paura della morte. Sono tutti gli avvenimenti che ti aiutano ad ascendere, a illuminarti. Bene, siamo in conclusione, poi liberiamo Alessandra. Facciamo le ultime domande al nostro contattista, Pierluigi. Ma io ho una domanda,
intanto la ringrazio per le sue esperienze. Magari ha vissuto qualcosa, però io purtroppo ho avuto soltanto esperienze molto, molto importanti. Sì. Una ero andata in contatto dalla prima volta quando ci siamo incontrati nel 93 e poi due con loro, con gli italiani in estrada sono entrati praticamente un giorno dietro l'altro, sono venuti a fare parte. Quello che mi è piaciuto è che loro nei miei riguardi avevano un atteggiamento molto positivo, come se nei miei riguardi loro vedessero una persona più naturale. No. Questa è stata però la mia impressione, perché sono la mia impressione, cioè mi parlavano come se mi portavano molto rispetto. Ora io questo non lo so, perché non sono stato a salutare, ci sono delle interferenze, ci sono delle voci sotto, c'è un film, sì, sembra, e questa è un'impressione mia. Loro mi parlavano veramente con grande rispetto, come se in realtà non ci fosse io, ma qualcuno più alto di loro. Però in realtà io non lo vedo, perché non sono stato mai a sognare in un contatto. Se ci vede dentro di me o le mie esperienze, come hai fatto con Alessandro, io tutto questo non lo so, forse ho tanto un po' di timore, non sono andato mai a cercarlo. Questo è l'unico dubbio che mi è rimasto. Conviene o non conviene andare a scoprire veramente chi sei stato nel passato? Ma guarda, a me non è che io l'ho sempre desiderato, ma è accaduto, non è che io sono andata, cioè a me mi è capitato, e mi è capitata una mazzata, perché nel senso, io ho vissuto in 4 giorni delle esperienze fortissime che mi hanno spaccato pure la vita, cioè io non posso tornare a essere come ero prima, io ho delle percezioni che sono completamente diverse, quindi non è che l'ho cercato, l'ho sempre desiderato. Però è per quello che dicevo prima al ragazzo, adesso non ricordo il nome, che poi quando noi ci prepariamo, il nostro compito è prepararci, quando arriva il tuo momento arriva. Ricordate che qualunque cosa, quella che è per te, non ti accade mai né un istante prima né un istante dopo. Quindi io personalmente, io ero arrivata appunto a tale di rottura prima di partire per essere argentina, anzi prima di scoprire il viaggio in Argentina, e avevo proprio chiesto, e io ho sempre avuto una grande, a volte anche paura, quello che pronuncio spesso si realizzava subito, quindi avevo proprio chiesto, o cambiare tutto, o cambi tutto, o me lo prende in questo momento, io così non voglio più dire. E incontrai Ersi, ebbi tutte quelle esperienze, quindi sì, le desideravo ancora io volevo sapere la verità su di me, però quando siamo pronti.